Ed ecco che dopo avervi parlato di Natale a New York nella scorsa puntata, oggi ci dedichiamo al film con Massimo Boldi protagonista senza Christian De Sica. Sto parlando di Olé, film che uscì nelle sale il 15 dicembre del 2006, lo stesso giorno esatto di Natale a New York, con alla regia il grande Carlo Vanzina che ricordiamo sempre e ovviamente lo troviamo anche alla sceneggiatura insieme a suo fratello Enrico. Sinceramente da fan del duo, mi ripeto, arrivare al cinema e trovare due film diversi, uno con Boldi e uno con De Sica, era molto strano, era difficile abituarsi. Poi fortunatamente entrambe le trame di tutti e due i film riuscivano lo stesso a coinvolgerti, a intrattenerti e alla fine lo stesso ti divertivi, alla fine i film te li vedevi anche se dentro di te la sensazione di separazione si percepiva. Cioè ogni anno io mi immaginavo, speriamo che tornino insieme, però ormai De Sica aveva rinnovato il contratto con Filmauro, Boldi aveva invece iniziato un contratto con Medusa, poi nascerà Marifilm dedicata proprio a sua moglie Marisa e quindi si sapeva che le strade si stessero dividendo sempre di più. Parliamo di Olé. Olé è un film che ho visto al cinema due volte, sempre nella mia pistoia, una volta con i miei amici con cui era andato a vedere Natale a New York. La volta successiva con mio padre, sempre al cinema Lux di Pistoia, una volta con gli amici, una volta con il babbo. E mi ricordo che sin dalla prima volta questo film mi divertì tanto, anzi, quando ero bambino preferivo questo a Natale a New York, pensate un po' voi. L'ho rivisto molto spesso, sia quando passava in televisione, poi ovviamente ho acquistato il DVD e me lo sono rivisto anche prima di girare questo video, era un po' che non lo riguardavo e devo dirvi la verità, continuo a divertirmi molto, continuo ad essere uno di quei film con dietro la macchina da presa Vanzina ed è sempre un dispiacere pensare che non ci sia più, ancora non ci credo, seppur siano passati ormai degli anni. Fatto sta che rivedendolo ha continuato a divertirmi, continua a piacermi, è una di quelle commedie che proprio fanno stare bene, regalano divertimento, come proprio De Sica e tutto il suo gruppo ti portava a New York, in questo caso Boldi e tutto il suo gruppo ti portano a Ibiza, ti portano insomma a Formentera, ti portano in Spagna, quindi ovviamente sono quei film che ti fanno sognare anche grazie alle location che sono state scelte. Sicuramente con il senno di poi Natale a New York lo preferisco comunque a Olé, anche se Olé continua secondo me a essere uno dei migliori film con Boldi solista dopo la separazione con Christian De Sica. Per assurdo sento meno la mancanza di Christian De Sica in Olé che la mancanza di Boldi in Natale a New York. Ma perché? Perché seppur quando inizi Olé è ovvio che da spettatore fan che si ritrova in sala per la prima volta a vedere un film di Boldi senza De Sica, è ovvio che la mancanza la sento, però col senno di poi ci si abitua. La sensazione che ho provato vedendo Olé ieri, quando me lo sono rivisto per questo video, e la sensazione che ho provato nel 2006 è ovviamente diversa, perché oggi lo vedo con gli occhi de dello spettatore abituato a questa separazione. Invece ai tempi mi ricordo che proprio la mancanza la sentii, ma la percepii meno in Olé. Ma perché questa cosa succede tutt'oggi? Perché comunque nel film con De Sica, cioè noi proprio vediamo Natale a New York, quindi leggiamo Natale nel titolo, vediamo Aurelio De Laurentiis presenta, Luigi Aurelio De Laurentiis presenta, vediamo il logo di Filmauro, vediamo ovviamente regia di Neri Parenti, quindi tutte cose che noi fan associamo alla coppia Boldi-De Sica. In questo caso invece non leggiamo Natale da qualche parte, non vediamo Aurelio e Luigi De Laurentiis presentano. Quindi questo film ti fa pensare meno anche al Natale, essendo ambientato ad esempio ad agosto, quindi nel periodo estivo. Per assurdo, noi lo ricolleghiamo ovviamente al film natalizio solo perché esce nelle sale durante le vacanze di Natale, ma allo stesso tempo questo film sarebbe potuto uscire, a differenza di Un Natale a New York, anche il 12 di luglio oppure durante le feste di Pasqua, perché tutto sommato è un film che si colloca in un periodo estivo. Poi potremmo definirlo lo stesso cinepanettone in quanto esce durante le feste natalizie, ha un certo tipo di comicità che, seppur non sia così esagerata, ma che comunque può ricordare la comicità da cinepanettone, quindi se vogliamo a Boldi nel cast, Carlo Vanzina dietro la macchina da presa che è stato il fondatore comunque di quello che poi sarebbe diventato il cinepanettone, quindi se vogliamo
possiamo anche definirlo tale, però comprendo se qualcuno lo definisca invece una commedia normalissima che esce durante le feste. Poi si sa, per cinepanettone si possono intendere tanti tipi di film, cioè c'è chi intende cinepanettone ogni film comico che esce durante le vacanze natalizie, chi invece intende cinepanettone per cinepanettone intende solo quel film con Boldi o De Sica e Boldi e De Sica insieme, comunque che si svolge a Natale, quindi dipende. Tanti modi per esprimere il cinepanettone, in questo caso io capisco sia chi lo definisce tale sia chi non lo definisce tale. Fatto sta che era il film di Natale con Massimo Boldi. La mancanza di De Sica la sento meno per il motivo che vi ho spiegato, cioè alla fine questo olé, a differenza di Un Natale a New York, sarebbe potuto uscire anche 2 mesi prima e poi per Natale sarebbe potuto uscire il film con Boldi e De Sica, a differenza invece di Un Natale a New York, che comunque è puntuale e arriva per Natale, e quindi se manca Boldi te ne accorgi. Ecco, rivedendole, che attualmente preferisco di meno rispetto a Natale a New York, mi trovo di fronte ad una commedia davvero gradevole, che riesce sempre a divertirmi molto, con un cast molto affiatato, molto corale. Se Aurelio De Laurentiis, per vincere la scommessa natalizia e questo derby contro Massimo Boldi, chiama, oltre ai must, e cioè Christian De Sica, Massimo Ghini, chiama comunque La Ferilli, Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Claudio Bisio, quindi anche un bel cast di new entry, Elisabetta Canalis. Dall'altro lato Carlo Vanzina punta invece sulla nostalgia e chiama ad esempio uno degli attori che era stato fondamentale in un certo periodo dei cinepanettoni del passato, e cioè Enzo Salvi, il mio adorato Enzo Salvi. Io mi ricordo che già quando vedevo il trailer di Olé dicevo: caspita, torna Enzo Salvi, un mio sogno ai tempi sarebbe stato vedere Enzo Salvi e Ruffini nello stesso film, ma poi questa cosa non è accaduta. Fatto sta che, caspita, solo pensare di rivedere Enzo Salvi alla fine del vecchio cast dei vari Natali sul Nilo, in India, Merry Christmas, tornava solo Enzo Salvi. Qua ancora non abbiamo i Fichi d'India, non abbiamo Biagio Izzo, che poi torneranno. E poi ci sarebbe stata la new entry di Vincenzo Salemme, un altro attore che a me piace molto e che poi avrebbe affiancato Boldi anche in altri film del futuro. E quindi con un cast così corale andai in sala e mi ritrovai di fronte a questo film che già partiva con Baila, 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 e questa sigla animata, no, con questo toro che faceva di tutto e di più. E mi ricordo che sicuramente da bambino di 11 anni restai più affascinato anche da questo inizio così, così colorato, così insomma molto animato anche. E poi mi piaceva tanto questa storia, e la storia continua a piacermi, la storia di questi due professori che lavorano al liceo, il professor Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella. Archimede professore di matematica e Rondinella professore d'arte, uno interpretato da Massimo Boldi, l'altro interpretato da Vincenzo Salemme, che si ritrovano in Spagna ad agosto per questa gita scolastica. Massimo Boldi dovrà sostituire un insegnante che si è rotto una gamba, si ritrovano questi due rivali. Perché rivali? Perché Rondinella portò via l'amata di Archimede 10 anni prima, nel 96. Il nostro Massimo Boldi si era innamorato Archimede di Margherita, e il nostro furbetto Salvatore Rondinella gliel'ha portata via sotto il naso, e da quel giorno c'è sempre stato un po' di contrasto tra i due. Si devono ritrovare ovviamente in Spagna per questa gita, e quindi sono costretti a stare insieme. Da lì si creeranno tante situazioni divertenti, anche perché poi c'è da tenere sott'occhio anche una classe di studenti molto vogliosi anche di divertirsi. Dall'altro lato poi si conoscerà un'altra scolaresca che comunque è lì in gita, e forse l'insegnante di ginnastica che sta portando la scolaresca in gita farà battere il cuore nuovamente sia al nostro Salvatore Rondinella sia al nostro Archimede Formigoni, con Salvatore sempre pronto a portargliela via nuovamente, quindi a creare uno scenario anche scoppiettante, divertente, dove c'è una trama molto classica, dove comunque il gioco degli equivoci è sempre ovviamente presente. Anche qua ricordiamoci che c'è Vanzina che ama giocare anche con gli equivoci, abbiamo Natalia Estrada che interpreta una celebre star dei giornali di gossip,
che viene fotografata inconsapevolmente dal nostro Archimede, che ama fotografare i gatti, invece non si rende conto e fotografa anche in una stanza la nostra Natalia Estrada con questo pezzo grosso, con questo senatore che si chiama Diego della Vega, quindi è con Zorro, pensate un po' voi, non si rende conto e quindi la nostra Natalia Estrada poi farà il possibile per cercare Boldi. O il paparazzo, quindi sentir nominare anche paparazzo, ti viene in mente Paparazzi il film, deve cercare questo rullino, perché altrimenti se uscissero queste foto sarebbe un bel guaio. Alla fine queste foto usciranno, quindi ci sono queste situazioni che vanno poi a intrecciarsi insieme. Non è certo una trama complessa come quella di Natale a New York, complessa nel senso che è piena di intrecci comici. Qua è molto più lineare, è molto più classico il film nella sua struttura, con la partecipazione di Enzo Salvi che interpreta proprio il burino romano che noi tutti amiamo, cioè Enzo con la Z Antonelli, che è il padre di uno degli alunni che va proprio in gita in Spagna con Salemme e con Boldi. Dopo una discussione sulla strada, si scoprirà che Enzo Salvi è proprio il padre di Antonelli, quindi si unirà al gruppo. Lui sta con Jennifer, interpretata da Francesca Lodo. Ci sono delle battute che ogni volta mi divertono un sacco. Io amo la comicità di battuta di Enzo Salvi. Mi ricordo anche in sala quanto mi divertiva. Lei è la mia Golden Lady, nel senso che mea garzo. E poi quando parla di Enciclopedia Treccani, no, Dugatti, ovviamente ci sono quelle battute di pancia anche proprio relative al periodo. Te posso fantaio alla Pupo, cioè affari miei, perché ai tempi Pupo conduceva affari tuoi, quindi ci sono anche delle battute di attualità, ma fatto sta che la verve caciarona di Enzo Salvi intanto sta passando una Pasce pronta a bombardarci, spero di no, capito? Mi piace Enzo Salvi, ma non c'è bisogno che mi spariate. La sua vena caciarona, no? Il suo essere burino, il romano di Roma, a me diverte sempre tantissimo e secondo me è stato molto giusto richiamarlo nel cast. Chissà se Boldi non si fosse separato da De Sica, se l'avremmo rivisto Enzo Salvi in un film del duo. Io sono molto contento di averlo rivisto, così come mi diverte molto anche proprio il gruppo di studenti della nostra classe del liceo, specialmente il personaggio interpretato da Federico Zanandrea Mongini. Federico Zanandrea, che comunque oltre ad essere un attore è anche un doppiatore, quello che doppia Freezer in Dragon Ball, insomma ha doppiato anche molti attori importanti. Il personaggio di Mongini, io sin dalla prima volta l'ho avuto subito nel cuore, mi è subito rimasto simpatico per il suo modo di fare così burlone. E pensate che da quando io vidi Olè, ogni volta che faccio una stupidaggine e ne faccio tante, magari guardo il mio migliore amico quando sono con lui e gli dico: sono simpatico, come fa proprio Mongini, no? E c'è Salemme che gli fa il verso: simpatico. Oppure chiede al mio migliore amico Gabriele: com'ero, come sono? Simpatico. Ecco, sono quelle cose che ti restano perché sei cresciuto con questi film, un po' come quando vado a fare la pipì e molto spesso ancora inizi a fare una bella pipì, 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 una bella pipì per citare Boldi. E questa cosa mi sono dimenticato di dirla nella recensione di Natale a Miami, vedete, la dico dopo. Mi viene in mente Boldi che mentre va a pisciare dice una bella pipì, canticchia una bella pipì, pipì. Fortunatamente poi non ho una pianta carnivora che mola, che mi prende l'ambaradan, però lo sparashnaus. E quindi no, ripeto, è un film molto divertente dove sotto il sole della Spagna i nostri protagonisti si ritroveranno a vivere queste avventure con la musica del momento, Rock This Party, ovviamente anche qui a Bob Sinclair, e poi abbiamo Baila, 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 e poi abbiamo anche Hey, Hey, Baby, Who. Ah, quindi canzoni che comunque tutti noi conosciamo, molto divertimento, sicuramente è un film con i suoi difetti. Qua in primis Carlo Vanzina non si sa perché abbia voluto sperimentare degli effetti visivi che in certi momenti sono purtroppo molto brutti e quindi avrei evitato. Pensiamo alla scena, ad esempio, in cui all'inizio Massimo Boldi si sogna di essere un torero che piegandosi mostra il rosso delle sue mutande perché gli si rompono i pantaloni,
e quindi il toro lo incorna e lui vola per aria. Capisco che è un sogno, però sarebbe stato meglio se avessero stoppato dal momento in cui viene incornato, non farlo vedere che vola per aria, perché c'è proprio quell'effetto visivo che specialmente col senno di poi è veramente mal riuscito, così come quando lui mangia l'aglio è allergico. Capisco mostrare una scena comica con questa allergia, però non che al computer con l'effetto visivo gli fai gonfiare il viso e tutto rosso, che lì veramente capisco che Boldi sia un cartone animato e quindi è un'esagerazione che può anche starci, però sinceramente non lo so, quando vedo quegli effetti visivi lì mi dà sempre un po' fastidio. Non sono ovviamente brutti e orrendi come quelli che vedremo successivamente in film tipo Un Natale al Sud e così via, ma ci arriveremo. Fatto sta che, ripeto, pure il gatto, no? Lui fotografa il gatto, in certi momenti vediamo che il gatto è proprio esplicitamente fatto al computer e certe cose danno nell'occhio, specialmente ad un pubblico più attento, poi magari in tanti non se ne rendono nemmeno conto, però sono piccolezze, perché questa è una commedia veramente gradevole che rivedo sempre volentieri, che ho proprio nel cuore, ripeto, vista 2 volte al cinema, dove si sente meno la mancanza di De Sica rispetto a Natale a New York, quella di Boldi, ma vi ho già spiegato perché. Certo, rivedendole oggi preferisco Natale a New York, perché comunque proprio lì c'è un gioco degli intrecci proprio veramente ben gestito, c'è tanta farsa, c'è tanta anche voglia di rinnovarsi con un cast ben nutrito e ben proprio scelto, in alchimia. Quindi Natale a New York ha sicuramente qualche punto in più rispetto ad Olé, non è che ce ne siano poi così tanti di differenza. Alla fine, secondo me, sono 2 buone commedie, ma Olé forse un pochino sotto. Poi, tanto al termine di Non Solo Cinepanettoni farò una classifica. Quando arriverò a fare la classifica, ci penserò bene, magari potrebbero esserci delle sorprese. Fatto sta che Vincenzo Salemme ci regala dei momenti molto divertenti, il momento in cui a cena con la nostra professoressa, interpretata tra l'altro da Darley Ann, che cioè, nel senso è un'attrice famosissima, ha lavorato con Woody Allen in Crimini e Misfatti, ha lavorato con in Kill Bill, El Driver, cioè vi ricordate, con Quentin Tarantino, e quell'anno invece è passata da Quentin Tarantino a Carlo Vanzina, quindi comunque anche una stima nei confronti del cinema italiano. La scena a cena con Vincenzo Salemme che mangiando praticamente ingoia una pasticchina di Viagra perché era caduta al cuoco e quindi ha questa erezione, lui che cerca di prendersela a cazzotti mentre arriva lì quello che suona. Ovviamente Carlo Vanzina, che solitamente è sempre più pacato, lo sapete, in certi momenti preme un po' sull'acceleratore, fa sì che Olé sia una commedia per famiglie, una commedia proprio classica, e non esagerata, ma ogni tanto ci proprio mostra come voglia premere l'acceleratore, anche perché comunque il pubblico era abituato ad una commedia più sboccata, ad una commedia più esagerata nel periodo natalizio con Boldi e De Sica, quindi Vanzina sicuramente è ovviamente sceso anche a dei compromessi e ha inserito in sceneggiatura qualche scena un po' più magari fortina per rievocare il cinepanettone classico. Certo, niente ha a che vedere con un Ruffini che si pulisce il culo in quella scena che amo con il piccolo canino, però sicuramente la scena con Vincenzo Salemme e l'erezione, lui che se la prende proprio a colpi, questa erezione, questo pene che non scende, con il cappello che poi resta appeso chissà con cosa, perché c'è il P che lo tiene su, la scena in cui c'è questa parte musical, il barbiere di Siviglia e i sogni del nostro Archimede, in cui ci sono 2 Figaro, Figaro è qua, Figaro è là, cioè quella scena lì mi piace un sacco, io lo mando proprio a cagar, ma va a cagar. Va a cagare. Certo, la coppia che ovviamente scoppia era la migliore, Boldi De Sica, però sicuramente Boldi Enzo Salvi, Boldi Vincenzo Salemme hanno sempre un loro perché. Una brava ragazza, ha visto più piselli lei che il menestrone di mia nonna, ovviamente. Grande Enzo Salvi. E stasera ci famo una bella fregata. È una panda, sì, panda a casa, cioè ovviamente torna proprio la simpatia di Enzo Salvi.
Meno male. Fatto sta che questo è un po' il mio parere su Olé, uno dei film migliori dopo la separazione con De Sica, con Massimo Boldi, Carlo Vanzina dietro la macchina da presa, al box office preso una bella batosta, perché se Natale a New York incassò 25 milioni di euro, questo ne incassò 8, quindi pensate un po'. Fatto sta che dall'anno successivo i film con Boldi usciranno il mese precedente, usciranno a novembre, perché ovviamente il rischio di prendere altre batoste era alto. Chissà se fossero usciti in quel periodo anche quelli di Boldi, come sarebbero andati al box office, però io penso sempre che avrebbero fatto la fine di Olé. Comunque non è certo una cifra bassa, 8 milioni di euro, ma rispetto ai 20 milioni, 25 milioni e quasi 30 milioni che guadagnava il cinepanettone Filmauro, beh, la differenza era eclatante. Fatto sta che poi c'è questo finale in cui Boldi riuscirà a mettersi con la professoressa, intanto torna anche Margherita che nel frattempo si è rimessa con Rondinella. Si scopre che Rondinella è stato anche un po' bufardo perché non c'era mai stata a letto. Torna la nostra Natalia Estrada arrabbiata, pronta a sparare a tutti proprio perché queste foto erano state vendute dalla professoressa. Boldi non se n'era nemmeno accorto e quindi ha fatto guadagnare a Boldi un bel gruzzoletto. Si sposa con la professoressa. Insomma, una commedia molto divertente, una commedia semplice ma efficace. E fa parte di quel tipo di film che proprio mi fa stare bene e dove c'era ancora un Boldi in splendida forma. Dove insomma ancora eravamo distanti da quei film che arriveranno qualche anno dopo e vabbè, rimpiango quegli anni in cui comunque ogni anno ci trovavamo in una location diversa, in cui io mi chiedevo chissà il prossimo anno dove sarà girato il cinepanettone, invece poi oggi tutto questo non c'è più. Chissà se potrebbe riesserci con un cinepanettone proprio ben fatto, Natale da qualche parte, però. Boh, comunque staremo a vedere, perché dopo In vacanza su Marte ho un po' di timore e dopo i film con Boldi degli ultimi anni. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, fatemi sapere se voi avete preferito di più Natale a New York o Olé. Ripeto, io di poco Natale a New York per i motivi che vi ho spiegato, però ripeto, ogni volta che poi vedo questi film cambio anche idea, cioè la classifica che farò a fine format sarà una classifica che magari potrebbe subire mutamenti anche nel corso dei giorni successivi, quindi pazienza, è giusto dire come la si pensa ora e poi magari ne riparleremo tra qualche anno. Fatemi sapere, vi ricordo che nelle info troverete i link per seguirmi sulle mie pagine social dove vi attendo, ma vi ricordo anche che potreste abbonarvi al canale e abbonandovi ricevereste tanti contenuti extra in cambio oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata di Non Solo Cinepanettoni, vi attendo nella sezione commenti, condividete e lasciate like. Un saluto a tutti, ciao ciao ciao.